550.000 applicazioni. Ora Facebook stesso ha ammesso, il management di Facebook ha ammesso che tutte queste applicazioni non possono essere controllate dallo staff, dalle tante persone che lavorano in Facebook. Non possono controllarle. In che senso non possono controllarle? Cioè non possono garantire che coloro che gestiscono queste applicazioni utilizzino i dati personali degli utenti in modo opportuno. Il nome del progetto è Sicurezza in Internet per le scuole. È un'attività educativa con incontri a favore di alunni e studenti dalla quinta elementare alla quinta superiore, ma anche per genitori ed insegnanti, per imparare quali sono le principali insidie che la rete nasconde e come difendersi attraverso un uso sicuro degli strumenti disponibili sul web. I docenti sono volontari, ulteriormente preparati dall'ISC2 Italy Chapter, una delle più importanti associazioni che nel mondo promuovono la conoscenza, la formazione e lo sviluppo delle competenze nella sicurezza informativa, e creano un momento interattivo per soddisfare curiosità e coinvolgere gli alunni. Noi ringraziamo il Comune di Napoli che ha offerto questa possibilità a questa scuola di avere una formazione sull'uso di internet e di tutte le problematiche connesse all'uso di Facebook e di tutti i media. I ragazzi non sanno cosa vuol dire utilizzare un computer correttamente, in particolare hanno anche l'abitudine di venire a scuola col telefonino, fare foto in classe e quindi anche il bullismo cibernetico è molto diffuso qui. Gli incontri si ripeteranno secondo un calendario che toccherà varie scuole per centrare l'attenzione sull'esperienza digitale che deve essere un arricchimento personale ed un intrattenimento sicuro e senza pericoli. I rischi che loro conoscono ma che spesso superficialmente tendono ad ignorare perché ragionano sempre che quel che accade non accade a loro, le cose più brutte non li riguardano, invece scopriamo che molte delle ingenuità che i ragazzi commettono andando in rete sono proprio quelle considerate più pericolose e il fattore di rischio in rete sta aumentando progressivamente. La scuola può farsi quindi mediazione anche presso le famiglie per una prevenzione dei rischi.